Iniziamo? Sì. Buongiorno a tutti questi bimbi. Buongiorno. Buongiorno. Vi porto i saluti del dottor Cera, che ci sarà la prossima volta. E adesso ci sono io. Innanzitutto ringrazio l'associazione Pulsano da Mare per questa bellissima iniziativa. Brava, che ci aiuta ogni anno a pulire le spiagge. E ringrazio soprattutto i bimbi che sono venuti qui per ascoltarci e pulire questa spiaggia. Allora, partiamo dal presupposto che la maggior parte dei rifiuti che noi produciamo li possiamo riutilizzare o riciclare, come stiamo facendo oggi. Quindi, evitando di comprare sempre cose nuove, noi riusciamo a inquinare di meno. Non possiamo stare sempre a comprare giocattoli nuovi, a comprare sempre la bottiglia di plastica per bere. Cosa usate voi all'asilo? Le borracce. Le borracce, perché usate le borracce? Così non si devono buttare e le puoi usare quando vuoi. Bravissima, bravissima. Quindi il dottore ci tiene a dirvi che grazie all'energia risparmiata dal riciclo di una bottiglia di vetro riusciamo a tenere una lampadina da 100 watt accesa per 5 ore quando ricicliamo una bottiglia di vetro. Con 800 lattine, sapete cosa si può fare con 800 lattine? Una bicicletta! Tipo mio cugino, per fare il rumore della moto mette sempre una bottiglia, un coso che quando fai pedali a quella si riesce a fare con 800 lattine. Dov'è la lattina? La vediamo, una lattina. Bravi, bravi. E sapete che con 37 lattine possiamo fare anche una caffettiera? Vi piace il caffè? Alle 5. Chi è che beve il caffè? C'era un bimbo prima, tuo nipote beveva il caffè. Non lo so. Bevi caffè tu? No, era l'altro bimbo che ci ha fatto il cerchio. Bevi il caffè? Allora, per ora dobbiamo parlare un po' del mare. Vi devo prendere una cosa che ho lasciato lì. Guardate queste cose, che sono? Guardate le belle. Sono le mie. Sono le tue. Passiamoli. Passateli tra le mani, guardateli. Poi spieghiamo cosa. Che sono quelli? I brillantini. Lo sapete che i brillantini sono pericolosissimi per il nostro mare? Perché quando li usiamo noi donne col trucco, sulle magliette, i bimbi per colorare, quando poi ci andiamo a lavare le manine, quell'acqua dove finisce? In mare, nei fiumi, nella terra. E lo sapete di che cosa sono fatti i brillantini? Di piccolissimi pezzi di plastica. E sapete questi pezzi di plastica? Chi li mangia? Chi li mangia se finisce nel mare? E noi che ci mangiamo? Il pesce che ha mangiato la plastica. Oppure, anche per chi non mangia il pesce, quando queste microplastiche finiscono nei fiumi, i fiumi servono anche per irrigare i campi, per far crescere le verdure. Quindi in ogni maniera noi ingeriamo queste microplastiche. Quindi cosa possiamo fare per aiutare il mare? Li vogliamo continuare a usare? Non li vogliamo più, perché sennò poi finiscono nel nostro pancino. Dicendo che non li dobbiamo comprare, perché sennò non te li mangi, perché i pesciolini non lo sanno, mangiano con la plastica. Però cosa possiamo usare per fare i disegni? Le matite, i colori. E mi servono anche quelle. Vabbè, però cerchiamo da oggi, ora che sappiamo questa cosa. Allora, al posto dei brillantini possiamo mettere il sale. Il sale colorato con i coloranti alimentari. Possiamo colorare con i gessetti. C'è una bella idea quella del sale. I brillantini si possono fare anche col sale e con il colorante alimentare. Poi guardate qui, cos'è questo? Un filo! Il filo del palloncino. Che cosa è questo? Il filo del palloncino. È il filo di un palloncino. Questo l'abbiamo trovato stamattina in spiaggia. Ed è il terzo rifiuto più pericoloso in mare. Perché quando facciamo volare i palloncini,
tutto ciò che va su, poi ritorna subito giù, finisce nel mare. E cosa succede? I pesci, le tartarughe marine lo mangiano. E quindi questa plastica si scioglie nel loro stomaco e fa morire le foche marine, i pesci, gli uccelli marini. Io ho portato... Mattia, porta il pannello. Questa è la terza causa di morte degli animali marini. Dai, dammelo! Cosa ho portato qui? Che cartello della tartaruga! E che c'ha la tartaruga? Il filo. C'ha un filo, no? E questo cos'è? Un filo! Un filo. Questa è la tartaruga che a Torre Guaceto stanno cercando di salvare, dove c'è la riserva naturale. Invece qui cosa? Nicolai, un attimino. Invece qui che cosa ha nella trachea questa tartaruga che è morta? Il filo! Questo è un amo. Quando i pescatori, la pesca selvaggia, quando poi abbandonano l'amo nell'acqua, nel mare, poi finisce nella gola. Qual è plastica? Finisce nella gola della tartaruga. Quindi anche questo. Questa è la principale causa di morte delle nostre tartarughe marine. Quindi i palloncini, cerchiamo di evitare i palloncini alle nostre teste perché fanno morire gli animali. Cosa possiamo fare in alternativa? Possiamo costruire delle ghirlande di carta, possiamo fare delle coccarde, però bimbi, i palloncini fanno tanto tanto danno agli animali, anche perché sono gonfiati ad elio, e l'elio è una sostanza non rinnovabile che però è molto importante all'ospedale, perché l'elio serve per le risonanze magnetiche. Quindi lasciamo l'elio ai nostri dottori che ci salvano la vita e non utilizziamolo per gonfiare i palloncini e farli volare, perché tanto non vanno in cielo, non vanno in cielo, cadono nel mare. Io non gioco mai con i palloncini. L'altra volta, guardate qui cosa abbiamo portato. Che c'è qui? Che c'è qui? E che c'ha in bocca questo pesce? Lo sapete che i pesci mangiano la sigaretta perché pensano, la cicca perché pensano che sia cibo? Pensano che sia cibo, quindi muoiono. E sapete quanto ci impiega questa parte arancione a degradarsi? 10 anni. Quindi tutte le sigarette che abbiamo trovato sulla sabbia impiegano 10 anni. E quindi si puzza. Ma non puzza. È morto da poco. Purtroppo a causa della sigaretta. È morto perché pensava fosse cibo e invece era la sigaretta. Quindi 10 anni, ogni mozzicone ci impiega 10 anni a degradarsi. Ora vi faccio un po' un elenco dei tempi di decomposizione degli alimenti. La carta igienica per sciogliersi ci impiega 1 mese, il fazzoletto di carta 3 mesi, la gomma da masticare che troviamo sui marciapiedi nelle spiagge ci impiega 5 anni per sciogliersi. Sì, perché è una sostanza chimica. È una sostanza chimica, bravissima. L'olio del motore, delle barche, delle macchine, ci impiega 10 anni. La gomma, la ruota di gomma dell'auto ci impiega 100 anni. Vuol dire che vive più di un essere umano. Le pile dei nostri giocattoli, uguale, ci impiegano 100 anni la terra impiega a decomporla. La sigaretta, l'abbiamo detto, 10 anni il filtro. E quindi che fa la sigaretta? Soffoca il nostro pesce. È morto, vedete, è morto. Questo è un sarago, giusto? È un sarago. Non arriva neanche il sangue, mamma, ormai è molto soffocato perché la sigaretta gli ha bloccato tutto il suo apparato respiratorio. Detto questo, io ho finito, spero di avervi dato delle piccole indicazioni che si
da piccoli possono aiutarvi ad essere dei cittadini consapevoli e soprattutto dei cittadini che sanno rispettare la nostra mamma terra. Un applauso alla maestra. Gioco, vediamo come sapete riciclare la plastica nella plastica, il ferro e l'alluminio nell'alluminio. Poi abbiamo creato questo indifferenziato perché il vetro non ve lo facciamo toccare. Tutto ciò che non è plastica, alluminio e carta lo mettete qui, va bene? Dai, facciamo questa gara. Vedi le immagini. Quelli in mezzo, la china di fronte. Sì, quelli dei. Dai, passiamo. Che poi c'è un piccolo regalino per tutti. Amore, guarda che cos'è, plastica? È la plastica. Quello metti la plastica per il gioco. No. Ok, vai. Bravissimi. C'è il disegno, vedi? Guardate i disegni, guardate di prendere la pinza. Là. Sì, bravi, sì. Con il tirolo. Quella è plastica, questa è la. Queste, bimbi, queste reti uccidono tutti i pesci, tutti gli animali, tutti gli uccelli marini, sono pericolosissime. Ma no, questa è plastica, dobbiamo mettere la plastica. Ma prendi! Questa è plastica. Successo. Amore, è finita plastica. È la mamma che ti ha detto. È la mamma che ti ha detto cosa fa. Sono finito. Ma anche se non è finito, che dici, lo mettiamo a riciclare così posso dire la moglie. No. Poi lo butto io. Alluminio. Con le lattine, guarda. Questo sì che so. Esatto. Ah, che è plastica, plastica. Vogliamo vedere la sabbia. Via, Vincenzo ti deve dare un piccolo regalino e ti spiega. Allora, queste matite non sono fatte con gli alberi. No. Pensate che nel mondo per produrre le matite, queste sono fatte con carta riciclata colorata. Quindi quando tu le. Luigi, la matita, vieni. No, con un altro colore. Mattia, poi che colore vuoi di matita? Gloria, dalle una giada. Anche a lui, un applauso a lui che ci ha aiutato, che ha pulito tutta la spiaggia. Ci ha aiutato in tutto. Ha portato via. Questo lo raccoglio io normalmente quando vengo. Ogni anno è una schetta di la mattina. E la ringraziamo, l'abbiamo raccolto da pochi giorni fa, ma io lo faccio. Noi non abbiamo problemi di colori, vero? Avete visto quanto campo rotto con le cose? Giusto. Campo rotto di dimmi se volete l'acqua, che hanno le cose. Bravi a tutti questi figli, un applauso! Ti hai visto? Quelle te le porti a casa. Non le ha prese? Vai, dividetele. No, dividetele. Andiamo a portare il pesce nell'acqua? Sì, purtroppo è morto perché ha ingoiato la cicca, noi lo liberiamo così ritorna nel suo ambiente. Vai, buttatelo in mare. Ok, salutate, ciao!